Si trovava al volante della sua auto con una patente di guida ghanese relativa a traduzione e permesso internazionale di guida che ha esibito agli agenti impegnati nei controlli ordinari sulle strade di Montecchio Maggiore. Il tutto sequestrato, consegnando di ritorno all'automobilista fermato una sfilza di sanzioni per un totale di 5.100 euro. Gli operatori del consorzio di polizia locale dei Castelli, per sua sfortuna, hanno notato qualcosa di insolito, dando via a una serie di approfondimenti. I documenti erano falsi, il 38enne africano residente a Montebello Vicentino non disponeva di alcun titolo per circolare alla guida di un veicolo in strada. Un reato considerato grave, quello contestato, che oltre alle sanzioni accumulate per infrazioni al codice della strada, dovrà affrontare la denuncia per contraffazione di documenti ufficiali. A smascherare tutte le incongruenze sono stati gli agenti, dopo che i varchi elettronici e le targhe avevano segnalato un'anomalia sulla vettura del 38enne. Il veicolo dalla banca dati risultava sprovvisto di revisione. Un'ulteriore mancanza che costerà al protagonista della vicenda 173 euro di multa, oltre i 5.100 già descritti, e il fermo amministrativo obbligatorio del suo mezzo per 3 mesi, periodo in cui l'ex automobilista residente a Montebello avrà modo di iscriversi ad una scuola guida per ottenere in futuro un permesso di guida valido per l'Italia.